Come possiamo rendere un apparecchio che è altamente efficiente dal punto di vista energetico più apprezzabile e più apprezzato? Noi volevamo fare un oggetto che ha una sua personalità, che magari si spende anche o si utilizza anche in spazi di retail, in uffici per dire più privati, in sala riunione, cioè non tipicamente applicazione per apparecchi a fluorescenza. E per fare questo abbiamo dovuto trovare un modo di fare questo, che era di non rendere visibile la fonte di illuminazione. Nascondendo l'origine, la fonte della luce, diventa un apparecchio con la luce invisibile, un black light, cioè non si vede la luce, ma la luce c'è. Qualsiasi altro apparecchio a sospensione è, diciamo, come una salsiccia con due tappi finali, mentre qui abbiamo cercato di creare una forma che dia espressione a un aspetto uniforme nella sua apparenza. L'ufficio non è più un luogo macchinoso, efficace, progettato sotto l'aspetto semplicemente di efficacia e di efficienza, ma diventa, sotto questo termine fusion, sempre questo luogo che si trova da qualche parte tra casa e lavoro. E questo apparecchio cerca di dare quindi una interpretazione alla classica fonte illuminativa dell'ufficio, rendendola un pochettino più personalizzata. Abbiamo passato parecchio tempo cercando di fare una finitura che è un po' un revival, un ritorno al tema del nero. Un oggetto che deve avere un suo carattere, per definizione deve essere neutrale, non volendo, come di solito si sceglie, andare sull'argento. Ne abbiamo dato questa gamma di colori, partendo dal nero, e poi c'è il bianco e penso che ci sarà anche inevitabilmente il grigio. Spero che riusciamo con questo prodotto a entrare e penetrare, come si dice, anche altri segmenti del mercato che prima erano chiusi alla fluorescenza.